Ciao a tutti dal Piero. Oggi vi voglio parlare di Russia e Ucraina. Mi è stato chiesto di parlare un po' di Russia e Ucraina. Quello che succede oggi in Ucraina è letteralmente figlio degli anni 60, figlio della Baia dei Porci, tanto per farne un esempio. 1961 gli americani cercano di entrare a Cuba e di rovesciare il governo cubano, non ci riescono ed escono da Cuba con delle sonore mazzate prese dall'esercito cubano, una caterva di morti fra gli americani e fra i cubani. Perché arriviamo a parlare di Cuba, fino a parlare di Cuba? Perché quell'avvenimento mise in moto quello che successe l'anno dopo, ovvero nel 62, quella che viene chiamata la crisi dei missili di Cuba. La crisi dei missili di Cuba vede, a parti inverse, quello che sta succedendo oggi in Ucraina, ovvero gli americani che mettono basi missilistiche con a testata nucleare nel Regno Unito, in Italia e in Turchia. La Russia non ci sta e con l'aiuto di Fidel Castro cerca di mettere missili con testata nucleare, basi missilistiche con testate nucleari direttamente a Cuba. Ecco che lì tocchiamo fino ad oggi il punto più vicino alla Terza Guerra Mondiale. Furono due grandi presidenti, uno era Nikita Khrushchev e l'altro era John Kennedy nel 62, che riuscirono a mediare, a mettersi d'accordo, a togliere le testate nucleari da tor di torno al paese contrapposto, quindi alla Russia e all'America. Questo è quello che successe nel 62, ok? Passarono gli anni, la guerra fredda si stava intensificando, America e Russia hanno nuclearizzato i propri eserciti, hanno fatto sì che questa guerra fredda diventasse sempre più fredda e sempre più un gioco a chi ha l'esercito più grande, fino ad arrivare al 1986, quando Reagan e Mikhail Gorbaciov, Reagan per gli Stati Uniti e Mikhail Gorbaciov, cominciano a parlare di fine della guerra fredda. E decidono di mettere fine alla guerra fredda. Ma per mettere fine alla guerra fredda c'è bisogno di alcuni trattati che prevedono stati cuscinetto per la Russia e per l'America. Quindi la Russia non poteva mettere basi missilistiche dietro la porta di casa degli americani e viceversa gli americani dietro la porta dei russi. Fu l'inizio del trattato, un trattato che non venne mai firmato, ma è che venne rimandato con la presidenza dopo, cioè con la presidenza di George Bush, in quanto Reagan venne obbligato alle dimissioni perché malato. Bush e Mikhail Gorbaciov mandano a buon fine questo trattato. Manca solo la firma, sono due persone che si reputano persone serie, decidono che può andare bene così. Questo è l'errore che porterà poi a questa guerra in Ucraina. Perché? Perché la NATO continuerà ad espandersi sempre più verso est, continuerà ad espandersi sempre più verso la Russia, continuerà ad espandersi fino a inglobare tutta la zona Europa e arrivare realmente a un passo dalla Russia, inglobando anche la Romania. Vi ricordo che la Romania un tempo confinava con l'Unione Sovietica, quella che era l'Unione Sovietica di Mikhail Gorbaciov che cadde nel 1991. Questo, grosso modo, è la storia, è un po' la provocazione statunitense verso quella che oggi è la Federazione Russa. È una delle provocazioni. Nel frattempo, gli Stati Uniti d'America hanno continuato a rifornire l'Ucraina di armi e di potenza militare. Perché? Perché così avrebbero giocato in casa in un lungo tempo contro la Russia. Questo è quello che gli americani pensavano di fare. Lo disse lo stesso Biden, che era allora vicepresidente di Barack Obama nel 2008, quando disse: se continuiamo ad allargarci, rischiamo di provocare una reazione veramente pesante da parte dei russi. Questo è quello che disse Biden.
nonostante tutto Obama, nonostante tutto prima di Obama Bill Clinton, dopo Bill Clinton il figlio di George Bush, i due mandati Obama, l'unico che non si è espanso è stato Donald Trump e oggi Biden, sono arrivati alle porte della Russia. Alle porte della Russia. Il vero motivo per cui si combatte questa guerra non è perché tanto perché la Russia vuole difendere i russofoni nel Donbass, Lugansk e via dicendo. Non solo per quello, quello è il motivo ufficiale. Ma il vero motivo è l'allargamento della NATO e il raggiungimento della NATO ai confini con la Russia. Cioè, se la Russia, se l'America dovesse e la NATO dovesse inglobare anche l'Ucraina nel suo organico, succederebbe che la Russia non avrebbe tempo di reazione qualora dall'Ucraina partissero dei missili verso Mosca. Non avrebbe tempo di reazione. Questo è quello che è il motivo principale. Poi sappiamo tutti quanti che la Russia è dotata di missili ipersonici che possono raggiungere direttamente da Mosca un qualsiasi punto del globo. Possono addirittura raggiungere Washington in 4-5 minuti, non di più. Questo è quello che è il motivo principale. Quello che sta accadendo però, quello che si sta raccontando in Ucraina, risale al 2014. Cioè, dal 2014, quando venne rovesciato il governo di Poroshenko, venne rovesciato pur essendo un dittatore, ma fu democraticamente eletto Poroshenko. Dopo aver rovesciato il governo di Poroshenko e diciamo così forzato il governo Zelensky, ecco che lì continua quello che era iniziato già con Poroshenko, ovvero il bombardamento da parte dell'Ucraina al Donbass alle varie regioni tipo Lugansk, tipo il Donbass, tipo la Crimea. La Crimea non è stata bombardata, che sia chiaro, ma era un obiettivo di Zelensky. Era uno degli obiettivi di Zelensky era riprendere militarmente la Crimea. Ecco perché Putin e la Russia sono entrati militarmente in Ucraina. Ecco il perché. Perché Zelensky aveva dichiarato una settimana prima, durante i bombardamenti nel Donbass, aveva dichiarato che avrebbe ripreso la Crimea militarmente. Questo fu quello che poi accese la miccia da parte di Mosca. Ed ecco quello che sta succedendo. Però quello che tanti non raccontano, pur sapendolo, è che questa guerra non è iniziata un anno e qualche giorno fa, è iniziata nel 2014 con forti radici nel 1961-62. Questo è quello che è iniziato anzi, questa guerra è iniziata prima nel 2014, è già iniziata nel 2008, quando Obama decise di armare pesantemente l'Ucraina. Prima col presidente Poroshenko e poi con il presidente Zelensky. Quello che venne fatto nel 2014 a dichiarazione della Merkel e di Hollande fu una grande presa per i fondelli nei confronti della Russia, cioè i trattati di Minsk, quelli che dovevano in qualche modo tutelare la Russia, sono stati sistematicamente violati ed erano una presa per i fondelli nei confronti della Russia per dar tempo all'Ucraina, questo ha detto la Merkel, questo ha detto Hollande, per dar tempo all'Ucraina di potersi armare quanto basta per poter affrontare l'esercito russo. Questo è il quadro generale in Ucraina. Quel che penso realmente è quel che io penso. Gli Stati Uniti sono in default. Di fatto, potete cercarlo, il New York Times ha pubblicato un articolo non più di un mese fa parlando di default degli Stati Uniti, sono in default gli Stati Uniti. Questa guerra per gli Stati Uniti vorrebbe dire fare economia con i vari BlackRock, con i vari fondi di investimento, investitori, no? Non solo fondi di investimento, ma investitori, anche agricoli in Ucraina.
che questo è un modo come un altro per gli Stati Uniti di ritirare su la propria economia. Quello che sta accadendo però è che Russia, Cina, Brasile, India, Arabia Saudita, e altri 40 paesi che fanno parte anche loro di questo mondo hanno deciso di dedollarizzare le proprie economie. Hanno cominciato Messico e Argentina togliendo completamente la presenza del dollaro dalle loro economie. Sapete questo cosa vuol dire? Vuol dire un crollo totale degli Stati Uniti, e quindi ecco da dove arrivano questi crolli bancari, tipo la Silicon Valley Bank, tipo la Credit Suisse, tipo adesso la Deutsche Bank che sta crollando. Insomma, questi crolli bancari arrivano da lì, dalla dedollarizzazione dei paesi. Questi paesi stanno rinunciando al dollaro, stanno spingendo fuori il dollaro. Quello che accadrà, molto probabilmente, collegato anche alla Francia, è che l'Unione Europea, se non si sgancia direttamente dagli Stati Uniti, andrà a fondo. E sta andando a fondo. L'Unione Europea non arriva alla fine di questa guerra. Cioè, nel momento in cui questa guerra dovesse finire con una vittoria della Russia, intera Ucraina, attenzione, intera Ucraina, vorrebbe dire il crollo dell'Unione Europea. Senza se e senza ma. Questo è quello che penso io personalmente. Perché ho nominato la Francia? Perché la Francia sta, non per il fatto delle pensioni, ma perché la Francia sta prendendo, sta venendo cacciata dai paesi africani. Quegli stessi paesi che stanno cacciando la Francia stanno chiedendo di allearsi non solo economicamente ma anche militarmente con Russia, con la Cina, con l'India, che sono le tre potenze, sono tre potenze nucleari. L'India ha una potenza nucleare non da poco. La potenza economica della Russia e della Cina è qualcosa di micidiale. Quindi, a mio parere, se mi si chiede c'è il rischio di una terza guerra mondiale? No, siamo già nella terza guerra mondiale. Un bacio, un abbraccio da Piero La Francesca. Ciao!